Salve amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Allora, volevo far sentire, diciamo, all'incirca cosa suono con la pianola. E lo faccio perché mi piace suonare la pianola, appunto, diciamo che mi piace suonare la pianola, cioè io ogni volta che sento una canzone mi applico e tento di farla uguale. Soltanto che per non farvi sopportare, diciamo, io che sbaglio ogni nota e altre cose del genere, a parte Mario, l'ho registrata perché questo piano registra quello che faccio, cioè vi posso anche dimostrare che lo so fare la canzone, però solamente che se sbaglio qualche nota è brutta da sentire. Quindi anche qua ho sbagliato una nota, proverò a farla, a farvela sentire che ci riesco a farla. Voi avete presente Journey to Silius, il gioco che avevo fatto già in passato nel mio canale, e dovete andare, credo, nel terzo o il quarto episodio, nel terzo stage. Che c'è la canzone, altrimenti se volete potete andarla a cercare, si chiama Stage 3. Cercate Journey to Silius, tipo, ecco, una cosa che vi posso dire. Andate su un video creato da WillGui309. Voi scrivete Journey to Silius, tra parentesi NES, soundtrack, trattino stereo. E troverete lì tutte le canzoni del gioco. Voi dovete andare a minuto 9:47 per sentire quella canzone che sto facendo adesso. E così potete vedere anche voi quella che ho fatto nella pianola. Adesso io blocco un attimo il video e vi metto davanti alla tastiera, così è qua a fianco a me. Ok ragazzi, eccoci qua nella tastiera. Io vi vedete così perché, diciamo, la sedia è rivolta verso l'altro, cioè dall'altra parte, cioè io in pratica sono da questa parte ma ho uno spazio ristretto, quindi non posso manco muovermi tanto, perché altrimenti, vedete, sono qua, vedete, olè, ok. E diciamo ho registrato cioè ho registrato la canzone. Io posso farvene un pezzo, ma non, di solito mi sbaglio una nota o due e faccio un casino, però posso provare. Io però vi devo mettere quelle cuffie, queste qua. Devo metterle vicino a questo qua, perché sennò altrimenti non sentirete un cazzo. Perché non posso usare queste qua, questa della webcam, che fa è rimbomba. Quindi non va bene. Allora, spero che sentirete. Se non mi sentite fa niente, sentirete solo il suono. Poi dopo vi farò sentire la registrazione. Cliccherò questo qui, quando vi devo far sentire la registrazione che ho fatto. Qui ho sbagliato una nota comunque, però non è importante, vabbè, è solo una prova. Quindi se non mi sentite adesso lo dico più vicino. Allora, ho sbagliato un po' di volte, però l'ho bloccato e l'ho ripreso. Questa è diciamo, il pezzo iniziale della canzone, poi riprende di nuovo a fare quel pezzo di nuovo. Di nuovo quel pezzo che fa tan 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 e riprende. Adesso vi faccio sentire la registrazione che è uscita meglio, perché ci ho provato un po' di volte, cioè io prima di farla ci provo un po' di volte, cioè ho sbagliato solo una nota. Però comunque adesso ne ho sbagliato un po' di più perché al momento ho paura sempre di sbagliare il tasto e mi viene il panico. Però, cioè io diciamo che la pianola la uso da molto tempo, cioè io sono uno che si è applicato, cioè so fare le canzoni tipo Il Signore degli Anelli, tipo quella di Pirati dei Caraibi, quelle canzoni lì comunque, cioè non le so fare tutte, cioè se io proprio mi applico anche sui Linkin Park magari riesco a farvela sulla pianola, cioè dipende dai generi. Comunque adesso vi faccio sentire un attimo quella che faccio con la pianola, cioè quella che ho già creato in poche parole.
Ecco, come potete sentire, questa l'ho fatta meglio, cioè se io mi applico adesso riesco a rifarla di nuovo, però il problema è che mi dimentico quando faccio le note. Il mio problema è che io uso solo una mano, cioè io ragazzi uso solo una mano, non ne uso due, cioè non mi metto a fare tipo così, che metto due mani. Io la faccio con una mano perché è già complicato imparare la canzone con una mano, cioè lo so che molti usano tipo do, cioè usano do, re, mi, cioè quando do, re, mi, fa. So, la, si, do. Cioè mettono il pollice, scende e poi mi tocca di nuovo con l'indice. Cioè adesso mi sono confuso, sicuramente questo non è l'indice. Vabbè. Ogni volta mi confondo. Comunque, io invece uso solo una mano. Io quando suono faccio solo così. Con una mano faccio tutto quanto. Cioè faccio. Ti faccio così. Faccio subito così. Cioè. Con una mano e basta. Poi mi sposto, a meno che non devo fare tipo così. Allora metto a fare. Poi se magari devo fare anche questo qua, tipo. E la faccio quello. Dipende sempre come. Dipende dalla canzone. Dipende se qui da qua devo scendere giù. Perché è complicato? Allora, questa pianola comunque c'ha un sacco di suoni, c'ha l'organo, c'ha lo strings, il guitar, piano e perk. Comunque perk, non so che cosa sta, però comunque c'è scritto perk. Poi c'ha il wind, lo synth e il manual drum. Che il manual drum sarebbero dei tasti che ci sono qui, questi qua che vedete qua, che sono tipo go, go, yo, queste cose qua, tipo rumori, tipo il dog, cioè se io adesso metto 101 mi mette questi tasti che ci sono sopra, tipo il cane, adesso non posso farvelo sentire ma non si sentirà sicuramente. Capito? Ci sono questi suoni qua. Tipo yo-yo, cioè questi qua. Quindi immaginatevi che sono. E quindi sono dei rumori un po' strani. Ma comunque vabbè. Tipo uno che si chiama vabbè. Quindi ragazzi, cioè io non mi ritengo un esperto nella pianola, anzi sono negatissimo nella pianola. Cioè l'unica cosa che so fare magari è riuscire a sapere i tasti, cioè ricordarmi la canzone come fa, scrivermela in un foglio e poi farla nella pianola. Cioè una cosa tipo, adesso non so, un esempio. Sì certo, se metto questo non risolviamo un cazzo. Vabbè. 0,69, qual è quello? No, era 0,68. Sì. Tipo. Vabbè, mi sono impallato adesso. Comunque era un esempio, era i Pirati dei Caraibi, comunque quella tan tan tararan tan tararan tan tararan tararan tan tararan. Comunque, non le so fare tutte. Mi devo applicare alcune volte. Questa qui, per esempio, magari non si fa manco così, ma si fa con i tasti neri in genere, perché molte volte si usano i tasti neri. Quindi queste qua diciamo le faccio sempre con queste, i tasti bianchi, non i tasti neri. I tasti neri raramente li uso, a parte con Journey to Sirius che ogni tanto devi fare tipo così, così qua, allora devi usare questo. Mi stavo applicando sulla canzone numero 1, cioè quella che fa tan tan ta tan 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 ta tan ta, però è un casino perché c'è una nota che non mi va bene, c'è una nota che quando vado tipo così. Poi c'è un pezzo che fa tanta. E c'è un pezzo che in pratica fa tan tan ta na 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 tan. E c'è quel pezzo tan. Però non mi ricordo come fa. Perché non c'è, fa. E non c'è. Ho provati tutti e tre questi. Sono uno di questi quattro. Per forza, perché non c'è. Non posso scendere giù perché si sente malissimo. Quindi immaginatevi. Infatti io provo sempre, faccio. E non c'è. Quindi non lo so.
Comunque io certe volte sono questa pianola, ma non vi farò dei video tutorial o vi insegnerò come si usa, perché non sono bravo per niente, cioè io riesco a fare le canzoni, cioè se io so tipo un modo, non usando solo i tasti neri ma i tasti bianchi per fare una canzone, perché di solito si usano sempre i tasti neri per fare tipo Il Signore degli Anelli ad esempio, no? Che si usano i tasti neri, tipo... No, aspettate. Di solito io farei così. No, questo qua, vabbè, era questo qua. Quella, la canzone originale, signori, quella... Quella lì. Invece loro usano questa, se mi ricordo. No, uffa. Io mi devo applicare, ragazzi. Cioè, faccio schifo. Io la sapevo a memoria questa qui. Infatti era questo il tasto. Infatti tu vuoi fare così in poche parole. Ah, è questo, il tasto nero, maledetto. Comunque era questo qui, il tasto nero. E comunque quando voi fate questa qui. Questo qui. Ok. Comunque è difficile capire ogni volta il... Poi io magari quando lo faccio due volte sbaglio, magari la terza ci riesco e poi me la ricordo. Il problema è che comunque la pianola devi essere anche abbastanza bravo. Io so di non essere il massimo, so di non essere il grande campione della pianola, perché non è proprio vero. Però in ogni caso mi applico sulla pianola, cioè io suono delle cose sulla pianola, cioè me ne sono anche create anch'io delle canzoni, non so se esistono, ma credo che non l'ha mai fatta nessuno quella che sto creando io. Tipo faccio delle canzoni, adesso se mi ricordo come fa perché me la sono dimenticata, perché ce l'ho fatta 3 mesi fa. Forse ecco. Aspetta. Uffa. Adesso, vabbè, adesso non mi viene in mente, cioè in pratica deve fare tan 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 ta ta tan 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 tan, tipo egiziana. L'avevo creata, quella co una cosa del genere egiziana, però in questo momento non ce l'ho in mente, perché a parte che non dovevo usare manco questo tipo di suono, il violino, il violonce, cioè in teoria dovevo usare il piano normale. Ma comunque, cioè, so fare qualcosa con la pianola. Cioè, mi ricordavo anche che sapevo fare una dei Linkin Park, quella tipo In The End, se mi ricordo. Però... Forse era così, aspetta. Merda. Ecco, forse me la ricordo. No, era questo, uffa. In tripo. Vabbè, comunque la sapevo fare. Il pezzo inizia tan 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 tan. Quella lì la sapevo sempre fare, adesso non me la ricordo più. E poi poi fai tanto casino con la pianola. No. No, devo scendere giù. Qui. Una cosa del genere comunque. Adesso non me la ricordo più. Comunque era quella... Quella In The End comunque. E diciamo mi sono applicato a fare queste cose. Però adesso siccome sono 2 mesi che non la uso, perché per varie cose, video su YouTube, queste cose qua, non ho avuto tempo per farle. Comunque è una mia passione fare video del genere, comunque, della pianola. Soltanto che a voi non piacerà sicuramente se io mi metto a suonare e sbaglio i tasti. Deve essere una cosa liscia, cioè deve essere qualcosa, un video fatto bene
non devo sbagliare manco una nota. Questo è il brutto. Se no, in teoria dovrei fare registra e farvela sentire già completa, così almeno voi non dovete fare un cacchio, dovete solo sentire da qua il suono. Spero che avete sentito il suono direttamente dal play, perché ho messo le cuffie vicino. E comunque non è molto bello, diciamo, mentre lo sto facendo, magari di sbagliare qualcosa. Cioè, secondo me qualcuno darebbe abbastanza fastidio perché dice, scusami, se tu stai facendo un video sul piano, non ti mettere a fare in un momento di prova a fare la pianola, cioè a schiacciare i tasti e sbagliare qualche tasto. Cioè, fallo quando sei ormai la sei a memoria, fai con le mani tranquillo, fai tipo Mozart. Che ti metti a suonare, e ti metti così veloce, e ti metti con le mani velocissime che non si vedono. Ecco, in teoria sì, però non sono il tipo, cioè non mi piace fare tipo quelli là, così che fanno i professionisti, cioè non sono bravo fino a quel punto. Cioè, saranno anche bravi, ma non sono il tipo che si mette a fare così con le mani tutte modificate che ti mettono così e poi esci fuori dal piano. Quindi non sono come i cartoni animati che si mettono a fare così che fanno gli effetti, no? Ecco, tipo cose del genere. Soltanto che mi sono abituato, cioè io lo faccio con una mano, quindi vabbè. Certe volte magari lo faccio con due, magari quella tipo delle clari, no, com'è che si chiama? Quella delle Pirati dei Caraibi, quella del polpo che si mette a suonare tipo quella dell'organo. Ma non quello del terzo, il secondo se mi ricordo. Quando proprio conosciamo Davy Jones. Ecco, quella lì. Quella lì mi è piaciuta un casino, ci ho provato a farla. Però con questo strumento non è bello perché dovrei usare tipo, non ce l'ho qua nella pianola, il carillon è l'organo. Ma l'organo ce l'ho però non è quello che piace a me. Infatti io se metto 0,50. Sono così. Sì, ma sembra chiesa, io dico. Na, 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 con le canzoni di Gesù e cose vai. Alleluia e queste cose qua. Quindi non è molto figo, appunto. C'avevo l'altra pianola che era identica. Cioè il suono di quell'organo ce l'avevo nell'altra pianola. Questa l'ho pagata a 130 euro e l'altra l'avevo pagata a 40 euro. Cioè immaginatevi che posso scaricarle in questa pianola, però non so come cavolo si fa. Sono andato a scaricarmi le cose sul sito ufficiale della pianola, ma i driver mi dice che non ci sono. Anche se io li ho installati, mi dice un errore che non fa. Vabbè. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, sì, vi avevo detto che avrei fatto Dragon Nest, però Dragon Nest dovete aspettare sicuramente domani, il 3 di febbraio, perché in questi giorni volevo provare a fare la pianola, appunto, farvi sentire qualcosa che suono ogni tanto, visto che mi sveglio la mattina finalmente, non ho più quegli orari di merda che faccio prima. E quindi niente, vi volevo far sentire una canzone di un gioco che a me piace. Mi sto applicando solo su quello adesso perché quel gioco mi piace e voglio farvi. Lo so che adesso in tutto il video avete la mano che si muove e dite, oh, ma stai parlando tu o sta parlando un altro? Oh, Davide, per cortesia, di' ai tuoi fan che ci hai lasciato un coglione, ok? Finisco così il video, ok? Allora, dove cacchio devo guardare? Guarda lì. No! Salve a tutti quanti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bayon Community tornerà con un video nuovo di Zecca. Ma comunque, rimanete iscritti, mettete un bel like e soprattutto non mettete gli stessi commenti che mettete in ogni mio video. Perché altrimenti un giorno potrei venire a casa vostra e uccidervi con un piccolo cucchiaio. Che adesso vi farò vedere. Aspettate. Ecco il cucchiaio. Vi metterò questo cucchiaio dove non batte il sole. Sembra che non sto parlando, vero? Ma sto parlando perché c'ho il cucchiaio in bocca. Comunque, detto questo, ci vediamo in un prossimo video della pianola. Quindi, ciao a tutti ragazzi!